Terzo, ci hai dato un'idea, mi sa che uno dei prossimi giorni noi prenderemo quello stesso treno, magari ci incontreremo, perché no, e sentiremo un po' che cosa pensano i ragazzi, gli studenti, e poi chi, non soltanto studenti, no, immagino, su questo treno. No, ci sono molti pendolari. Quindi operai, impiegati che vengono a Bologna. Senti, ma perché tu studi a Bologna e non nella tua città, nella tua cittadina? Ma perché nella mia cittadina non ci sono i licei. Non ci sono scuole superiori, allora. Quindi sei costretto a... Ed è un po' dura tutte le mattine svegliarsi, zazza, e venire a Bologna. Eh sì, alle 6 alzarsi. È un po' dura, però senti, detto fra noi, tanto non ci vede nessuno, o quasi, insomma, voglio dire, su qualche milione di spettatori. Ma quando sei, e poi soprattutto non ti stanno seguendo i tuoi professori, immagino, quando sei in treno è anche un'occasione per scambiare i compiti? No, sono da solo. Ah, da solo, nessuno? Ma allora sei proprio sfortunato, voglio dire. Altre storie di treni, tu l'hai preso il treno l'ultima volta? L'ho preso l'anno scorso, al ritorno di uno scambio fra scuole, insomma. Di che cosa? Uno scambio di cosa? Uno scambio culturale. Ah, che cos'è uno scambio culturale? Mamma mia, insomma noi... Deve essere una cosa difficilissima, perché non riesco a trovare le parole. Allora, andiamo per ora. Dicesi scambio culturale. Quando i ragazzi di una certa classe, di una certa scuola, soltanto quelli che vogliono, vanno in un paese straniero, sono ospitati. Per uno scambio culturale, insomma, ecco. Mi sembra chiaro, voglio dire, non scendiamo troppo nei particolari. Allora, e in questo caso, dove sei andato? In quale paese? A Ervol, un paesino sconosciutissimo, vicino a Saumur. Sì, in dove? In Francia. In Francia. E com'è andata? Raccontaci, tu sei molto preciso nel racconto, ma il tempo è poco e dobbiamo andare avanti. Dunque, il fatto che voglio raccontare è stato il ritorno, noi dovevamo tornare e eravamo giunti a Parigi. Abbiamo aspettato il treno per 2 ore alla gare di Montparnasse, poi abbiamo scoperto che il treno bisognava aspettarlo alla gare de Lyon. Quindi avete semplicemente sbagliato stazione. Per chiudere, siete poi arrivati a Bologna? Sì. Questa è la cosa importante. Un bel applauso a lui che ci ha fatto questo grande racconto. Oh, che i ragazzi di Bologna siano tra i più simpatici d'Italia, ve lo dimostreremo in questo modo. C'è una grande annunciatrice televisiva che ci annuncerà adesso un episodio degli Antenati. Vada, signorina. Ed ecco a voi gli Antenati. Voglio dire. Bravo, bravissimo, bravissimo. Non ho parole, gli Antenati e poi ancora insieme.